Allora, bozzetto dei feriti usato dagli alpini durante l'attacco dell'Ortigara. Sarebbe questo. Dunque, io prima ho fatto tutta da lassù, fino a qua. Però devo andare ancora più su. Comunque no, facciamo un attimo una pausa però. Però qui come scorre l'acqua. Poi va giù. Ecco come nascono i fiumi. Oh, finalmente l'ho visto. Eccola là, dove? Eccola, cima Caldera. Quindi io prima ero laggiù. Mi ha fatto di stella. Però per salire qui ancora ce ne pare che in salita. Ci sono dei momenti che sto pensando di lasciare perdere e tornare indietro, così quasi. Ma no, c'è un cartello là. Vediamo cosa dice, poi decidiamo il da farsi. Mi spiace, ma la bici la lascio incatenata col palo, perché per andare lassù, torno in avanti, me la faccio a piedi, se no sono rischioso per la bicicletta, ma anche per me, perché qui adesso la strada si fa per più cattiva. Vedi, ma tanto sapevo che finiva così. Certo, se immaginavo così, sai che l'ho rilasciata prima la bici. Vabbè, tutta esperienza per la prossima volta. Mai venire qua in bicicletta. Tostavo, ho fatto degli scalini. 1093 del Monte Etna. Nido austriaco. Di 5 mitagliatrici in caverna, che è qua. E questo invece Galleria Biancardi, Caverna Biancardi. Oh, comunque è quello, credo che sia Borgo Valsugana. Qua piove, ma lì saranno le cose nidi di mitagliatrici, ma non scendo. Dunque, prima ero lì, ho fatto una galleria al buio, sta bocca aveva una torcia. Ora, sono salito su dove stanno salendo sti ragazzi, e da lì, no, ma adesso qualche razza di roba mi tocca fare. Proprio uno si domanda, ma che cazzo me l'ha fatta fare? Potevo starmene a casa, riccione, andavo al mare, pigliavo il sole, stavo lì in spiaggia, non avrei fatto un cavolo nulla. Mi sono riposato, avrei mangiato come un maiale, poi la sera andavo a pigliare l'aperitivo dal baracchino, tornavo a casa, mi piazzavo davanti alla TV, mi bevevo un tè e facevo una dormita. Invece no, cosa ho deciso di fare oggi, con l'unico giorno libero del mese? Sta roba qua. Adi. Sono scemo. Non vi dico che sfacchinata. Allora, ecco laggiù il posto che avevo visto. Lì è forse anche là. Intanto andiamo lì. Ce l'ho fatta. Siamo a 2000 passametri d'altezza. Comunque, mai più. Una roba così non la farò mai più. Non con la bicicletta almeno. E poi magari mai più da solo. Però cavolo, non trovo mai nessuno che voglia venire. Tocca sempre venire da solo perché nessuno viene. Comunque, eccoci qua. L'Ortigara. Eccomi finalmente sull'Ortigara. Il famoso Ortigara. Quello della canzone Tapum Tapum. Quanti ne sono morti qua? Migliaia di soldati che prima c'erano e poi non ci sono più, tutti morti. Eccoci qua. Trincea di resistenza austro-ungarica, c'è scritto. Ecco qua. Vincenza di esistenza austro-ungarica, dogna del cielo. Ecco il cipo austriaco, 2086. Il monte Ortigara sarebbe poi a quel paese. Adesso intanto
Aspettiamo un attimo qua, riposiamoci. Questa è la mappa e questa è la cosa. Dunque, questo sarebbe l'osservatorio Torino. E io prima ero là, nell'osservatorio in trincea. Poi c'è la cima della caldiera, che è quella là con la croce. Dov'è che aspetta? Eccola. Dove sono stato prima. Quindi qui c'è la linea di resistenza italiana, quel grande trincerone che abbiamo visto prima. E qui il Grappa è lì, il Monte Grappa, quindi da quella parte là. Però non è neanche tanto lontano il Monte Grappa. Ma pensate, è così vicino. Da qualche parte lassù adesso il Monte Grappa. E poi questo è il vallone dell'Agnelizza, che è questo qui. E qui adesso sono nella parte austro-ungarica. Quindi di qua, là italiani, qua austro-ungarici. E certo che da qui, voglio dire, non c'è sparare, cioè attraversare con tutti i fucili giù per poi arrivare lassù e venire ammazzati dalle mitragliatrici, o viceversa, da là venire qua e ammazzati dalle mitragliatrici. Tipo, quanto sangue sarà scorso. Ok, let's go. Un po' di ricordi della guerra. Eccolo qua, il Monte Ettigara. Ce l'abbiamo fatta. Dal CIP austriaco, quei ragazzi lì mi hanno detto che ci vogliono 10 minuti per arrivare alla colonna Mozza, quindi che vale la pena di farlo, dato che siamo arrivati qua. Ah sì, mi hanno anche detto che il bullone anteriore, sinistro o destro, non mi ricordo, della ruota della mia bicicletta è spalato, che bisogna sistemarlo. Insomma, c'è il rischio che non arrivo al parcheggio. Andiamo bene. Insomma, domani porterò la bicicletta dal meccanico. Vi faccio dare una bella sistemata a tutto. E vabbè, tanto domattina dovrei usare la macchina per andare a fare la spesa per i nonni. Quindi non c'è problema. E ora adesso vado lassù. Speriamo di fare presto. Comunque questa è la parte a austro-ungarico. Adesso magari la mia faccia loro non se la ricorderanno nei prossimi giorni, però si ricorderanno di un patac che è venuto fin qua con una bicicletta completamente inadatta. Eh sì, let's go. Adesso là.